Dobbiamo iniziare ad attivarli, Espi. Sì, tiro fuori le teste. Attivato. Okay, vai ossidiana. Mi raccomando, è l'ultima ondata di zombie. Dobbiamo evocare i golem più potenti che abbiamo. No, tu scappa, Luca. Tu non scappa. Male. Io attivo anche quello di oro. E anche quello di diamante, mi sa. Non possiamo permetterci di perdere proprio ora. Ok, all'incirca le cose stanno andando come dovrebbero. Il golem di redstone sta facendo la sua parte questa volta, stranamente. Oh no, non dovrei essere io lo scudo umano. Luca, sei pronto per questa seconda parte? Dannazione, sarà piuttosto della prima, sicuramente. Si stanno appostando sotto il molo, Espi. Come sotto il molo? Ok, io evoco questa cosa. Speriamo che sia abbastanza potente. Sembra decisamente potente. A giudicare da come appare, non male. Tu smettila di prendere danno, Luca, che poi muori. Penso che ci sia una piccola tregua nell'ondata di zombie. Che dici se ne sponiamo uno di extra? Ce n'è uno, Espi, che sta arrivando. Tranquillo, non importa. Io spawno un altro golem ancora. Allora lo spawno qui in modo che ci protegga. Ah, dannazione. Stupido Espi che prende danno. Ok, così. Dai. Piano. Perfetto. E così. Ottimo. Penso proprio di sì, sarebbe bello provare, ma non so se ne abbiamo il tempo perché iniziano già ad arrivare. No, venite a combattere! Aspetta, provo a convincere quello di Sandstone a non buttarsi. Golem di Sandstone? Non mi sembra Golem di Sandstone. Ah! Oddio, sono caduto anch'io. Ok, piano. Certo che questi golem sì sono potenti. Io uno abbastanza. Spawnato. Ok, stanno arrivando. Piano. Signori golem, per favore, fate qualcosa. Anche per gli favore, scheletri fate a qualcosa. Che ci hanno trovato quelli di prima. No. Ma che razza di golem è questo? Hai spawnato il golem più codardo di sempre. Non lo so, sarà un hippie. No, aspetta. Dai, per favore, signori golem. Oh, finalmente fanno qualcosa. Bravi così, bravi, fateli volare. Mamma mia, l'ha buttato giù dalla nave. Luca, mi raccomando, mangia. Non dimenticare di mangiare, che altrimenti ti finisce la vita. E va a finire molto molto male. E conviene anche di piegare qui l'alto. Oh cacchio. Sì, ma cacchio, di tutti stanno i golem già arrivando. Che abbiamo spawnato. Stanno scalando. Io spawno ancora. Continuano a scappare i nostri golem. Aspetta, ok. Okay. Oddio. Okay. Oddio, posso. Aspetta, Luca, è una cosa geniale. Prova a cliccare col destro sul golem fatto dalla crafting table. Puoi craftare. È geniale come cosa. È geniale. Attento, lo zombie. Ok. Perfetto. Ecco, oddio. Sarebbe bello anche se difendesse. Esatto, se difendesse sarebbe ancora più comodo. Fai una bella cosa tu, Luca. Mentre io continuo a combattere qui, vai giù e cerca di recuperare il carico di biscotti che sta nella stiva. È molto probabile che sia lì sotto. Quindi, mentre io ti do un po' di copertura, dici? Tu vai sotto. Sì, assolutamente. I biscotti per non bagnarsi li mettono nella stiva di solito. Vai. Corri! Ok. Sto prendendo troppo danno. Oh mio Dio. Espi, c'è uno scheletro. Come lo scheletro? Arrivo! Dannazione. Espi, stanno assaltando la nave. Come stanno assaltando la nave? Dove da sono? Da sotto. Come da sotto? Espi, qui sotto è pieno. Come dove? Aspetta, arrivo. Non riesco a prendere fermo. I biscotti. Fermo. Hanno spaccato lo scafo. No. Golem. Porca miseria. I golem sono tutti rimasti su. Ok, io vado a prendere materiali per un altro golem ancora. Tu rimani lì. Tieni duro, Luca, mi raccomando. Mi sono barricato, Espi. Ok, un golem di vetro. Secondo te è una buona idea un golem di vetro? Oh, porca miseria. Stanno salendo sì, qua. Sì, no. No, aspetta. Non mi sembra okay, una buona salto, idea. Salto, arrivo, Luca, non ti preoccupare. Ok, piano. Oh, porca miseria. Ok, golem di vetro. Espi. No. L'ho piazzato male. Ci stanno saltando troppo. Luca. Che golem è? Io vado a prendere L'ho piazzato male. Mi ero colpito, mi scliccato. Io provo quello di osso. Vai, quello di osso, dovrebbe essere forte. Hai visto sotto? Come facciamo a prendere i biscotti? Espi, io lo faccio. Ok, Espi, vai, io lo faccio. Vai. Eccolo, allora mettiti. Prova a scappare o mettiti vicino al golem. Dai. Vai, golem, per favore, proteggici vita questa io volta. Però. Ok, questa volta sembra essere interessato. Sì, è decisamente interessato agli zombie. Dai, fai qualcosa di cattivo, golem. Adesso, porca miseria, non è molto sveglio. Allora, vediamo se riesco a recuperare il mio golem di vetro. Dai. No, zombie, non metterti davanti. Devo recuperare la mia struttura di vetro. Ti do una mano. Ok. Fatto, spaccato. Perfetto, vai così. Ok, e ora... Dai. No. Dai, vai, sì, ok, vai. L'ho fatto. È caduto sotto, ma va bene. È sceso. Abbiamo un golem di vetro. È sceso. Perfetto. Scendiamo anche noi. È morto. Mi è morto davanti. Il nostro caro golem di vetro. Appena ma fa morto. Schifo, Espi. Ma che scusa, ok, ho sbagliato. Non è una buona idea. Luca, recupera i biscotti. Nel frattempo, io mi occupo di tutti gli zombie. Ok. Credo siano qua. Okay. Eccoli. Prendili tutti, portiamoli sopra. Non mi interessa guardare, mi fido di te. Credo che una buona parte sono riuscita a salvarli. Perfetto, non mangiarli. Mi fido di te, non mangiarli. Lo sai qual è il mio timore? Il mio timore è che prendano d'assalto i magazzini di biscotti, la fabbrica di biscotti che sta dentro la città. Mi sa che dobbiamo assolutamente spostarci. Dobbiamo assolutamente cambiare. Dici che prendono di mira il castello? Sì, secondo me col deposito di biscotti regale? Assolutamente, Luca, dobbiamo darci una mossa. Ok, via, elimina gli ultimi zombie. E porta, ricordati la chest, mi raccomando. Che se ci dimentichiamo la chest, siamo veramente finiti. Ancora più di quanto siamo finiti ora.
E corri via. Prendo tutto dalla cesta. Ok, questo è un castello, Luca. Ci siamo. Ci siamo, i biscotti dovrebbero essere qui. Dobbiamo proteggere tutto. Oh, c'è già uno scheletro. Porca miseria. Dove la piazzo la cesta? Fai conto. Aspetta, qui verso l'interno. Allora, io ho visto che c'è una parte. Oh, dannazione. Scheletri e ragni ovunque. Aiutami. Dannazione. Mi mettono già in difficoltà. Ok, ok, perfetto. Devo recuperare un po' di cibo. Mamma mia, quanto sono toste queste bestie. Allora, una bella cosa. Facciamo così. Qui dobbiamo difendere sia le siepi, quindi sia l'entrata delle siepi, sia qui dentro. Abbiamo una doppia parte difensiva. Quindi puoi mettere la chest pure qui dentro. Guarda, ci sono anche un sacco di villager che si stanno rifugiando qui dentro. Hai visto? Mamma mia, sono tutti spaventati tutti per l'invasione. Ah, no, iniziano ad esserci tanti zombie in giro. Luca, ritorna dove eravamo prima. Ritorna dove eravamo prima. Perfetto, perfetto. Metti la chest. Io vado a prendere. Ok, tu intanto metti tutte le varie cose. Ok, mi raccomando, ricordati l'ordine dei materiali, Luca. È importante, perché non voglio spawnare subito le cose troppo potenti. Ok, ora che ci siamo riorganizzati, Luca, dobbiamo assolutamente creare nuovi golem. Allora, dobbiamo allora, facciamo quello di... Faccio quello di vetro. Ok, qui. Aspetta, ho una buona idea. E se aspettassimo nel piazzare le teste, piuttosto che farli scappare come al solito e farli andare in giro. Disporli tutti? Esatto, li disponi così e poi appena arriva l'orda di zombie, piazziamo una bella testa così sono subito pronti al combattimento. Idea, Oh no, lì in fondo c'è un creeper. Ci potrebbe andare molto male. Allora, io direi... E io faccio anche lo smeraldo, già che ci siamo. Non vale la pena correre rischi a questo punto, perché se perdiamo adesso potrebbe essere veramente, veramente brutta. Soprattutto perché ci sono un sacco di altri golem. Esatto. E poi... dobbiamo usare tutto. Esatto. No, piano, non usare tutto. Ci mancano ancora un po' di blocchi. Questi sono i più importanti. Sì. Non sappiamo se arriveranno anche da quella direzione, quindi dobbiamo aspettare un po' prima di posizionarli. Li vedi? Li vedi? Come? Già arrivati? Oh, porca miseria! No, non va bene così, non va bene così. Ma ce l'ho visti? Si stanno girando per le strade, Espi. Guarda, io do un'occhiata. No, eccoli, ok, spawna. Via! Ok, andate, attaccate. Okay. Sì! Ok, oh mio Dio, okay. Questa volta sembrano essere determinati. Sì! No, lo stupido zombie piccolo! No, Luca, aiuto lo zombie piccolo. Maledetto! Non ci credo. Ma perché dovete esistere, stupidi baby zombie? Perché? Io no! Espi, li hanno uccisi! Come li hanno uccisi? No! Spona gli altri! Ok, semplicemente li hanno sorpassati. Oh, guarda quello di slime, Espi! Quello di slime cosa fa? Spinge lontanissimi. Bene, esattamente quello che ci serve. Slime, però fatti un po' da parte che... Oh no, inizia ad essere troppi. Poca vita. Sono un sacco. Via, ritirati. Speriamo che... Hai visto quello di slime? Aspetta, voglio vedermelo. Dai, slime, lancia lo zombie. Oh, che volo che ha fatto. Ok, sono uno spettacolo. Okay. Saranno inutili a volte, ma sono decisamente uno spettacolo. Però. Esatto, dobbiamo spawnarne altri, assolutamente. È un'ottima tattica comunque quella di spawnarli. Posizionarli prima di spawnarli, in effetti è un'ottima idea. Ok, allora aspetta, metto anche qua quello di diamante. Ok, tu sarai bello potente, immagino, perfetto così. Poi quello di oro. Prepariamoci tutti i golem. Ok, così, perfetto. Ottimo. Cosa manca? La bedrock me la tengo io. Questo voglio tenermelo caro. Come okay. La bedrock me la tengo io? Ah, questo penso che sia uno dei più potenti. E spacca questo qua, Espi, che ho sbagliato a metterlo. Ma come? Ok, ti do una mano. Ok, non so dove posizionare questo di bedrock. Vediamo, magari qui al centro della stanza. Sarà l'ultima nostra difesa. Guarda, tutto il popolo, Espi, si sta riparando là dietro. Sì, ma ho già visto spawnare quei cosi lì in fondo e si stanno dirigendo verso di noi, temo. Guardali. Non vi preoccupate, vi proteggeremo. Nulla vi farà più del male. Certo che sono veramente in quattro gatti sti qua. Vista che sta arrivando l'attacco più forte. No, Luca, indietro. Perfetto, l'abbiamo posizionato tutti i golem che servono. Ottimo. Dobbiamo iniziare ad attivarli, Espi. Sì, tira fuori le teste. Attivato. Ok, fai ossidiana. Dai, ce la potete fare, piccoli golem di ossidiana. Ce la potete fare. Si teletrasporta. Hai visto? Uno dei tuoi golem si è teletrasportato. Wow. Ok. No, tu scappa, Luca. Male. Io attivo anche quello di oro. Quello dell'end. Ok, perfetto. Attiva tutto, Espi, ci conviene. Sono tantissimi. È vero. Io vado anche di bedrock. Attivo anche quello di bedrock. Ok. Sei sicuro? Ok. Sì, sono sicuro. Attivo anche quello. L'ultimo, il golem definitivo. Ah, non ha funzionato. Luca, me l'ha andato falso. Non ci credo. Tarocco l'ultimo, Espi. L'ultimo, quello più potente. Quello che doveva essere più potente. In realtà è falso. Non ci credo. Vabbè, Luca, dobbiamo semplicemente armarci e far affidamento sulle nostre armi e sui nostri golem, ovviamente. Guardate. Guarda come quello se le sta prendendo.
Oh no, 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 Luca, Luca. Espio, mi sono arrampicato sul lampadario. Esatto. Mi hanno chiuso dove? Qua. Dove? Ah, oddio. No, gli zombini no. Tutto, ma gli zombini no. Ok, Luca, eccomi. Oh mio Dio. Espio. Ce l'ho fatta. Oddio, ma dispersi. Aspetta, ma sbaglio quello di Bedrock si è spawnato. Oh, ok. È vero, è scomparso il totem. Forse ci ha messo un po', ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Aspetta, voglio vederlo da vicino, anche perché non voglio finire la mia vita qui. Così a codardo. Ok. Ho pochi cuori. Stanno attaccando il popolo. No! Stanno attaccando i civili. No, per favore. No, hai visto? I golem. I golem li hanno difesi perfettamente. Ma no, non ci credo. I golem a noi ci lasciavano morire. Invece loro sono sani e salvi, li hanno protetti come se... Guarda! Hai capito i golem. Ho l'idea della vita, Luca. E se noi stessimo vicino ai villager? Abbiamo le chiappe parate da qualsiasi cosa. È geniale. A parte che un signor villager mi sa che è scappato. Oh no, sto iniziando ad arrivare. Oh no, l'orda ricomincia. Questa è quella finale, Luca, mi sa. Questa ancora? È quella finale. Grossa? Sì. Oh no. No, i golem sembrano essere distratti un'altra volta. No, va bene. Io mi metto vicino al mio di Bedrock. E il resto possono andare a quel paese. Guarda che razza zuffa stanno facendo. Ok, venite qua, belli zombie, venite qua, che c'è un bel golem di Bedrock pronto ad accogliervi, se soltanto si svegliasse. Porca miseria, non c'è l'aria particolarmente intelligente, in effetti. Ok, dai, signor zombie, signor... Ok, cacchio, no, veramente, allora deve se questo di Bedrock si scatena... Bedrock. Se... Oh no, ma arrivano anche da qui! Aspetta, ma è pieno di torte! Cacchio, posso mangiare le torte, nemmeno ci ho pensato, continuavo a mangiare le mie mele. Ok, quello di Bedrock si è attivato! Quello di Bedrock sta funzionando. Ha tirato un colpo. Ok, signor di Bedrock, per favore. Sì, ma sembra essere estremamente lento. A quanto pare è lento, però è abbastanza cattivo quando gli si avvicina agli zombie. Ogni tanto tira qualche bel colpo. E sciotta in un colpo. Oh, non ci credo. No, piano, vado via. Continua a finire la fame in un battibaleno, Luca. È qualcosa di impressionante. Ok, torta. Ottimo così. Beh, sembra che... Oh, Luca, c'è un piccolo problema. Cosa? Stavo per dire che pensavo che l'orda fosse finita e... teoricamente sì, ma è arrivato un piccolo ospite. Non so nemmeno come sia entrato. Espi! Già, è uno zombie gigante che anche ha conficcato nel soffitto. Luca, tagli qualche colpetto, male? Ma cerca di non scastrarlo, ok? Ma... Uccidiamolo, non mi interessa anche se non ci attacca. Ok, prendilo. Forse questo significa che, essendo lo zombie gigante... L'ultimo zombie! L'orda è finalmente finita! Ok. Dai, un bel colpetto! Sì! Ce l'abbiamo fatto! Okay. Luca. È morto! Non ci credo, abbiamo salvato tutto quanto! Castello, biscotti! E poi possiamo anche decretare dei vincitori fra questi golem. Perché diciamo che questi rimasti, forse possiamo. Sono sopravvissuti. Possiamo dire che sono effettivamente i golem più potenti. Quello di diamante, che ha combattuto valorosamente, mi ha salvato anche la vita in qualche occasione. E quello di Bedrock, che sì, penso sia uno dei più potenti, però si è fatto gli affari suoi per tutto il tempo. Ha continuato a danzare da solo per tutta la battaglia. Luca, prendi i biscotti. È comunque venuto il momento di cambiare città, perché non mi fido. Luca? Hai attirato un altro orda zombie? Decisamente. Corri, dannazione, corri! Prendi i biscotti e corri! Quindi, gente, questo era come craftare golem con ogni blocco di Minecraft. Diteci qual è stato il vostro golem preferito e non dimenticate di lasciare tantissimi piace e commenti qui sotto se volete altri episodi come questo. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!